Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà un solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Sorelle e fratelli carissimi, siamo alla sesta domenica del tempo ordinario e questa volta la buona novella vi raggiunge dalla nostra biblioteca diocesana di Lanciano. Nella biblioteca, come tutti sappiamo, ci sono una moltitudine infinita di testi,
testi antichi e testi moderni, che in un qualche modo ci mostrano anche lo sviluppo del sapere dell'uomo, i vari approfondimenti che nel corso dei secoli ci sono stati e i passaggi di miglioramento che l'uomo ha saputo fare da quando è arrivato sulla Terra fino ad oggi. E abbiamo scelto questo luogo perché in modo simbolico può farci comprendere ciò che il Vangelo di oggi ci ha fatto ascoltare. Il vi fu detto, ma io vi dico. Agli antichi fu detto così, ora, da questo momento in poi, io dico a voi, come Gesù ci ha raccontato nella pagina del Vangelo appena ascoltata. Gesù prima di tutto mette in evidenza la bellezza e la grandezza di ciò che c'era stato prima di lui. Gesù non è venuto a cancellare, non è venuto ad abolire, è venuto a portare a compimento la legge antica, la Torah, la rivelazione di Dio contenuta nell'Antico Testamento, a darci la chiave di lettura, la prospettiva giusta per comprendere fino in fondo ciò che la legge di Dio aveva affermato. Infatti, se noi ci fermiamo alla lettera della legge, senza coglierne lo spirito, come lo stesso San Paolo ci ha detto nella seconda lettera ai Corinti, potremmo fare esperienza della legge che uccide, invece di dare la vita. Legge, Torah, viene da un verbo ebraico che significa scagliare una freccia e quindi indicare una direzione. Gesù ci sta dicendo: la legge antica, la Torah, l'Antico Testamento vi ha indicato una direzione. Ora io porto a compimento la direzione che vi è stata indicata. Vi porto al traguardo, vi porto alla pienezza di quello che la legge antica ha affermato. Di essa, infatti, nulla andrà perduto, nemmeno uno iota, che era la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, nemmeno un trattino, nemmeno il minimo dei comandamenti potrà essere trascurato, ma questo deve trovare il suo compimento nel Vangelo che io vi sto annunciando, in me che sono il compimento della legge, perché pieno compimento della legge è l'amore, ci dirà San Paolo nella lettera ai Romani. E per fare questo, Gesù realizza sei antitesi, come le chiamano la maggior parte degli studiosi, ma che forse non è il termine più preciso. Potremmo chiamarli sei approfondimenti, sei salti di qualità che il Signore ci invita a fare. Appunto, vi fu detto, ma io vi dico. Il passivo vi fu detto sta ad indicare che quelle cose le ha dette Dio ed è per questo che non possono essere passate in silenzio, che non possono essere eliminate. Ma allora perché Gesù deve dire che lui non è venuto a fare questo? Perché il verbo utilizzato significa demolire e nel racconto delle beatitudini molti avevano compreso che Gesù voleva appunto demolire, annullare, radere al suolo quello che era stato detto precedentemente. Infatti lui aveva detto: beati i poveri, seguiti da tutte le altre beatitudini, beati gli afflitti, quelli che hanno fame e sete. E questo non corrispondeva alle attese della gente. È come se lui, l'atteso per tanti secoli, facesse saltare in aria appunto le attese di tutto il popolo. Infatti, le varie correnti, i vari gruppi spirituali che erano presenti in Israele, ognuno attendeva un Messia diverso. Gli Esseni, i Sadducei, i Farisei, gli Zeloti, ognuno aspettava il suo Messia, ma una caratteristica era comune a tutti. Questo Messia avrebbe avuto potere, avrebbe avuto successo, avrebbe avuto ricchezza, avrebbe portato benessere.
E invece Gesù sembrava dire il contrario, come abbiamo riflettuto nelle precedenti buone novelle. Ma non è così. Gesù è venuto a farci comprendere qual era il senso profondo della rivelazione di Dio. C'è un ma anche per quanto riguarda il Signore, come tante volte accade nel nostro parlare umano. Andavamo a scuola, i nostri genitori andavano a parlare con i professori che dicevano: «Suo figlio è bravo, ma potrebbe fare di più». Andavamo alla scuola calcio: «Suo figlio gioca bene, ma potrebbe fare meglio». Andavamo a scuola di musica o in qualunque altro settore: «Suo figlio è bravo, ma…». C'è un ma che in un qualche modo ridimensiona sempre la nostra vita. Il ma di Dio è un ma totalmente diverso. Non ridimensiona nulla, ma ci aiuta a crescere, a fare un salto di qualità. Infatti Gesù non è venuto a portarci altre regole, non è venuto ad infittire le pagine della legge, che erano già eccessivamente numerose, ben 613 comandamenti, 365 come i giorni dell'anno negativi, 248 come le ossa che componevano il corpo umano secondo gli antichi, positivi. Gesù è venuto a darci il cuore, a esprimerci il senso profondo. Vi fu detto, ma io vi dico, quello che la legge ha fatto è cosa buona, è stato bellissimo, ma adesso bisogna fare un salto di qualità, bisogna andare avanti. E allora, non ucciderai, dice la Torah, e quindi la vita va rispettata, ma Gesù ci fa fare il salto di qualità. Non solo non toccherai la vita biologica, non ucciderai fisicamente una persona, ma starai attento a non togliergli vita, né con l'ira, né con l'insulto, né con le ingiurie. Perché? Perché noi, uomini e donne, noi creature, siamo l'immagine vivente di Dio. Abbiamo la nostra dignità di persone, ma siamo anche immagine di Dio. E quindi, come era uso nell'antichità per le statue che rappresentavano gli imperatori, i re, i faraoni, chi toccava la statua era come se toccasse il re, chi toccasse un uomo, chi toccasse la creatura di Dio è come se toccasse Dio. Tutto ciò che si fa contro l'uomo è come se si facesse contro Dio. Perciò Gesù ci dice: non ti adirare contro l'uomo, non lasciarti prendere dall'ira contro tuo fratello. L'ira è un sentimento che appartiene a tutti quanti noi, chi di più, chi di meno la sperimentiamo tutti, e di per sé è anche positiva, tanto che l'Antico Testamento parla spesso dell'ira di Dio e lo stesso Giovanni Battista parlava di ira di Dio. Attraverso questo sentimento si voleva mettere in evidenza la passione di Dio contro il male, contro le ingiustizie, e anche per noi deve valere allo stesso modo l'ira, deve essere una protesta contro il male, contro le ingiustizie. Però non possiamo lasciarci vincere da questo difetto. San Paolo nella lettera agli Efesini dirà: «Non tramonti il sole sopra la vostra ira», e dirà ancora: «Nell'ira non peccate». Non dobbiamo lasciarci prendere dagli istinti, dobbiamo saper governare la nostra ira proprio come fa il Signore, che si scaglia contro il male e contro le ingiustizie, ma salvaguarda fino in fondo le persone che commettono il male e le ingiustizie, per poterle salvare, per poter invitarle a convertirsi. E anche non possiamo dire agli uomini stupido o pazzo, cioè non li possiamo ingiuriare, non possiamo fare maldicenza contro di loro. Se ci fosse uno strumento che, come la risonanza magnetica o la TAC, potesse far emergere i pensieri della nostra mente e dei nostri cuori, che cimiteri che verrebbero fuori per tanti di noi. Il Signore ci dice: fai attenzione. Così come il Signore ci dice: fai attenzione
alla santità del matrimonio, fai attenzione al divorzio e all'adulterio. Non puoi lasciarti prendere dall'adulterio, da relazioni negative che siano al di fuori, prima, oltre del legame legittimo con il tuo sposo e con la tua sposa. Non puoi lasciarti prendere dal divorzio. Divorzio, ripudio, è una parola che in ebraico viene dal termine tagliare e quindi fa riferimento a qualcosa di doloroso. Non dobbiamo attentare alla santità del matrimonio, che è l'immagine di ciò che Dio è, che è un modo attraverso il quale Dio ci mostra la sua natura, natura di amore, natura di vita. Non è Dio che ha voluto il divorzio, non è Dio che ha permesso l'adulterio. Naturalmente è l'uomo che lo ha cercato per soddisfare i suoi istinti, per giustificare le sue scelte. L'amore che il Signore ci ha presentato è un amore unico, totale, fedele, fecondo, indissolubile, gratuito, e questo noi dobbiamo confermare. Se non facciamo così, non è che dobbiamo temere i fulmini del Signore. Se non facciamo così, noi ci stiamo disumanizzando, noi stiamo andando contro la nostra realizzazione, contro la nostra felicità, contro la nostra gioia. Noi stiamo facendo della nostra vita un'immondizia, noi stiamo facendo della nostra vita spazzatura. Questo significa andare a finire nella Geenna, che era appunto l'immondezzaio di Gerusalemme. Perciò occorre tagliare immediatamente tutto quello che ci porta al di là e al di fuori del matrimonio, e occorre farlo al più presto, perché altrimenti potremmo rimanere schiavi, troppo coinvolti dalle passioni e dagli eventuali peccati. Allora meglio tagliare subito che attendere, perché poi potrebbe essere troppo tardi. E per questo motivo ci invita ancora Gesù a non giurare né per Dio, né per la città santa, né per la terra, né per noi stessi. Non ci sono motivi per giurare. Il nostro parlare deve essere sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Le bugie hanno le gambe corte, si diceva una volta. Oggi potremmo dire hanno i giga limitati, hanno poca memoria. Con le bugie non si va lontano. E se uno dice la verità, non ha bisogno di rafforzarla attraverso il giuramento. Se uno si fida di noi, allora non c'è bisogno del giuramento. Se uno non si fida, non sarà il giuramento a mettere fiducia nel suo cuore. E inoltre l'idea di Dio che il giuramento fa emergere, un Dio che scaglia strali, lampi, tuoni, fulmini e saette contro le persone che eventualmente dovessero giurare il falso. Il nostro Dio è un Dio misericordia, il nostro Dio è un Dio amore. Questi sono i primi quattro salti di qualità fra i sei che il Signore ci invita a fare. Accogliamo questo suo messaggio, che sicuramente ci costerà, perché il Signore non ci fa una proposta low cost, a basso costo, ci fa una proposta importante, ma è ciò che noi vorremmo una volta che abbiamo scelto un maestro in qualunque campo della nostra vita, che ci offra il massimo e che ci chieda il massimo. Il Signore Gesù ci offre il massimo e ci chiede il massimo. Con la sua grazia potremmo realizzare quando Lui ci chiede.